Cione a Vito di Trani, ma è un passaggio in un certo senso dolce per lei che è stato sindaco, perché all'interno della stessa coalizione di Trani ha vinto in una coalizione anche con l'UDC, anche con Leone. Sì, e d'altra parte questa è stata, diciamo, un accordo che prevedeva appunto questo, cioè noi abbiamo fatto questo accordo sapendo già quale sarebbe potuto essere il risultato. Quindi il fatto che io non sia sindaco e che sia Vito di Trani e che io come rappresentante di un partito come l'UDC, che si è formato in 2 mesi, ha fatto una lista ed ha vinto le elezioni, io credo che sia una testimonianza di un accordo già prestabilito, già programmato, già previsto in questa elezione. È stato un contributo importante alla fine, guardando i numeri, quello dell'UDC? Ma io vorrei fare delle considerazioni, cioè noi abbiamo in questo ballottaggio, così come a primo turno, un vantaggio di Vito di Trani di 900 voti circa, poco più, poco meno, che sono esattamente i voti dell'UDC. Allora, se noi facessimo dei semplici conti, cioè sottraessimo i voti alla coalizione cosiddetta di Trani, se volete Leone, cioè, si raggiungerebbe una situazione di parità. Se poi i voti dell'UDC fossero attribuiti con un accordo al PD, io credo che in questo paese noi questa sera racconteremo un'altra storia. Insomma, quindi per me l'UDC, che è stato la forma di investimento, secondo me, politica, puramente politica, che noi abbiamo voluto fare, e oltre al risultato elettorale, che è stato quello che è stato, ma è la formazione, se volete, la fondazione di un partito che in questo paese era stato distrutto, e io questo partito voglio portarli, se mi consentite, agli splendori della vecchia Democrazia Cristiana. Per cui poi faremo tutto delle azioni politiche in questa direzione qua. Però in questo paese c'è bisogno di alternanza, e l'alternanza è rappresentata proprio da una forza politica di centro, moderata, liberale, progressista, cristiana, cattolica, che soltanto il partito dell'UDC interpreta in questo comune. Da sindaco al nuovo sindaco, c'è un consiglio in base all'esperienza che lei ha potuto accumulare in questi anni da dare a Vito di Trani? Ma io vorrei approfittare della vostra trasmissione e di pisticci.com, perché è molto seguito. Io sento dire alcune volte che il sindaco Leone ha fatto poco, non ha fatto. Io credo che in 3 anni il sindaco Leone, nonostante le crisi, ha fatto forse quello che non è stato fatto in 30 anni. È chiaro che in 3 anni non è che si risolvono tutti i problemi, in 3 anni non si dà risposta a tutti i grandi, grandissimi problemi di questo territorio. Io ho programmato, ho progettato, 3 anni sono stati pochi, ma io voglio continuare in questa mia attività politica, perché io a questo paese, senza retorica, sono veramente legato, ma non con le chiacchiere, con i fatti, perché in questa campagna elettorale abbiamo sentito spertiloqui di ogni genere, di ogni tipo. Però di fatti, di proposte, di programmi, io per la verità non ne ho sentito. Ho sentito soltanto, in alcuni casi, molte volgarità. E questo paese le volgarità credo che non le merita. Sì.